Allora, salute a tutti e benvenuti. Allora, io sono Enzo Tempuzzi, sono il direttore del Centro Milanese di Terapia Familiare. Sono qui con le colleghe che terranno la seconda edizione di un corso, il cui titolo è Psicoterapia Sistemica di Coppia e Duogramma, Teresa Celloni e Gloria Ferrero. Ora, dopo una bellissima, come dire, è un successo della prima edizione, siamo qui a riproporlo di nuovo. Approfittiamo per dire qualche cosa su tecniche, emozioni e i contenuti del corso, no? Che si terrà a ottobre, ci saranno 6 lezioni, possono trovare tutto sul sito per i colleghi che sono interessati. Abbiamo già un'ampia numero di iscritti, chiediamo però alle autrici, alle relatrici di questo corso, dirci qualche cosa in più. Allora, volentieri, buongiorno a tutti, io sono Teresa Arcelloni e una brevissima presentazione di questo corso che abbiamo pensato Gloria Ferrero e io insieme, l'abbiamo strutturato insieme e lo teniamo in 6 giornate separatamente. 3 giornate le terrò io in presenza a Torino e 3 giornate Gloria. E inizieremo il 1° di ottobre. E il 1° di ottobre io farò una presentazione generale di quello che è la clinica della psicoterapia di coppia e sostenuta da una teoria sulla relazione con la coppia e nella coppia. Per concentrare la presentazione, posso dire che gli altri due incontri affronteranno dei temi che ci vengono chiesti molto spesso nei nostri studi di psicoterapia dalle coppie e che saranno sostanzialmente quello del conflitto-tradimento e ci sarà una giornata sulla sessualità nella coppia. E che altro dire? Nella giornata del tradimento avremo anche una sessione dedicata, una piccola parte dedicata a una realtà emergente che è quella delle relazioni poliamorose, che in relazione al tradimento pongono delle questioni importanti nella nostra attualità. Siccome abbiamo poco tempo, lascio la parola a Gloria, per la parte soprattutto dedicata alla tecnica del duogramma. Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Gloria Ferrero. Io mi occuperò nelle 3 giornate di formazione, in particolare di raccontare e sperimentare insieme ai partecipanti il duogramma. Il duogramma è una tecnica, uno strumento che si utilizza nella terapia di coppia e nella terapia individuale che abbiamo pensato io e la collega Teresa Arcelloni nel 2008. Ed è uno strumento che serve ad esplorare la vita delle relazioni sentimentali della persona. È uno strumento che è nato per la formazione alla psicoterapia ed è quindi un buon modo anche per lavorare su di sé come terapeuti e per sperimentare, uno degli obiettivi del corso è di sperimentarlo in prima persona, impararne l'utilizzo per poi utilizzarlo appunto nella terapia individuale e nella terapia di coppia in particolare su cui ci concentriamo in questo corso. Le giornate appunto si tengono a Torino e noi abbiamo deciso di lavorare in questo corso con un gruppo medio di piccole dimensioni. Abbiamo visto anche nell'edizione di Milano che questo è stato utile perché ha permesso anche di condividere, intanto di poter portare la propria esperienza anche come terapeuti, anche attraverso i momenti, insomma, di supervisione che sono pensati in questa formazione e insomma, di confrontarsi anche eventualmente con terapeuti di orientamenti diversi che sono insomma, ben accetti anche in questo corso. Scusami Gloria, allora posso dire due cose. La prima è il grande successo di un libro sulla coppia,
di Teresa e di un altro collega che si chiama Riccardo Rosas, che è appena stato pubblicato, oltre che in spagnolo, in portoghese, e l'altra è sul duogramma, no? Noi tutti sempre siamo abituati a pensare al genogramma, però il duogramma è diciamo, uno strumento veramente affascinante, sia per la formazione che per la clinica, ed ha avuto dal 2008 ad oggi uno straordinario, come dire, impatto, successo tra i tecnici che si occupano di conflitto e di questi. Di questi temi. E poi mi piacerebbe aggiungere il clima che ho percepito tra quelli che hanno partecipato a questa precedente edizione. È un clima di grande interesse e di, insomma, non dico di felicità, ma insomma di emozioni positive, perché di emozioni poi si parla. Sì, è stata una cosa che abbiamo fatto con grande passione e che siamo stati felici anche di percepire la passione dei partecipanti. Questo è vero. E quindi vi aspettiamo a Torino. Dal 1° di ottobre.